Ciao e benvenuti a questo nuovo video, il solito video del lunedì in cui vediamo le uscite della settimana, come sempre. E come sempre andiamo a cominciare con i grandi amici di Panini, senza Disney però questa settimana partiamo direttamente da Panini Comics. E iniziamo con non propriamente un must read, ovvero la versione a fumetti della serie di Obi-Wan. Ora io ovviamente non ho idea di come sia la serie a fumetti, ma purtroppo mi ricordo la serie live action ed era terrificante. Comunque, Obi-Wan Kenobi, una miniserie di 6 numeri, proposta in cartonato, 192 pagine a 25 euro. Sinceramente io ne farei anche a meno, autori Jodie Hauser e Phil Noto. Tra l'altro qualcuno mi ha detto che è disegnata molto male, ma a me Phil Noto in realtà piace. Vabbè, comunque, diciamo solo per gli super, iper, mega, ultra fan di Star Wars e di Obi-Wan, probabilmente. Poi, l'altra cosa che esce per Panini Comics è semplicemente Star Wars 41, lo spillato, continua la serie regolare. Passiamo oltre e passiamo a Marvel. Per Marvel abbiamo un bel volume venomoso, nel senso che arriva Extreme Carnage, con Carnage e tutti i simbionti, figli di Venom più o meno. Era una sorta di miniserie in realtà pubblicata su un certo numero di speciali, ognuno dedicato a un diverso simbionte. Abbiamo Scream, Riot, Agony, Phage, Lasher, Toxin e due speciali Alpha e Omega. Fra gli autori coinvolti abbiamo Gerardo Sandoval, Manuel Garcia, Alicia Wong, Steve Orlando e altri. È stata pubblicata in Italia prima sullo spillato di Venom fra la Randy Cates e quella più recente di Ewing, Graham V, / Grunbeck. Non proprio fondamentale, se proprio proprio ci tenete perché siete innamorati dei simbionti e non li avete letti, ci sta, altrimenti io passerei anche 26 euro per 200 pagine, che secondo me potete risparmiarvi. Poi abbiamo i must have. Per i must have abbiamo intanto Avengers Defenders War, una storia classicissima del 1973, con il primo indimenticabile crossover fra supergruppi Marvel. Non lo so in realtà se è davvero il primo in assoluto, sinceramente un po' ho i miei dubbi, però sarebbe da verificare. Magari era banalmente il primo crossover in cui effettivamente la storia saltellava da una storia all'altra? Potrebbe essere. Protagonisti, gli Avengers ovviamente, e i Difensori, che però qua sono Defenders pure loro. Capitan America, Vento Namor, Thor contro Hulk, lo spadaccino contro la Valchiria, alcune delle battaglie che vi aspettano su queste pagine. Non l'ho mai lette, credo, quindi magari me lo recupero anche. Gli autori sono Steve Englehart, Bob Brown e Sal Buscema, da provare alla fine. 15 euro per 144 pagine è al momento il più vecchio must have, nel senso con materiale originale più vecchio pubblicato fino ad oggi. L'altro must have è invece quello di X-Men Vita Morte, classicissimo, pubblicato in un sacco di versioni. Se non avete intenzione di recuperarvi tutte le storie dei mutanti e nessuna delle altre edizioni in cui è stata stampata questa, beh, ci sta a recuperarsela così. Sono delle storie molto particolari di Claremont insieme a Bernie Windsor Smith. Ci sono anche un bel po' di extra su questo volume, sono 144 pagine a 15 euro. Secondo me ci sono modi migliori di recuperarlo, ad esempio negli omnibus, però se volete limitarvi a questo ci può stare, quindi comunque è un buon acquisto e sono ottime storie. Poi abbiamo l'Immortale Hulk 2 in versione Marvel Deluxe, Le colpe dei padri, con gli episodi dall'11 al 20 di Al Ewing, Joe Bennett e Cale Oates, 248 pagine a 31 euro. Ne abbiamo già parlato, avrei preferito dei volumi un po' più corposi, però se non avete mai letto l'Immortale Hulk, recuperatevelo perché è una grandissima serie, davvero, davvero ben fatta. Un po' diversa come tematiche dalla classico fumetto di supereroi, molto più horror e da leggere, assolutamente. Comunque, proseguendo, Deadpool 1. Nuova serie regolare di Deadpool, ovviamente arriva il film, figuriamoci se Marvel non ne approfitta. Scritta da Cody Zeigler, disegnata da Roge Antonio, la si prova, vediamo un po' come andrà. Tra l'altro, ovviamente, Panini, oltre che nello spillato normale, 40 pagine, 5 euro, la pubblica anche in versione variant, e la variant dovrebbe essere questa qui di Dell'Otto con Wolverine e Deadpool che si artigliano, tra l'altro variant non di questa serie di Deadpool, ma vabbè, è in realtà tratta da una miniserie che vede i due combattere, chissà come mai, visto che arriva il film, ribadiamolo. E poi abbiamo una variant anche su Wolverine, perché festeggiamo i 450 numeri di Wolverine, e la variant dovrebbe essere questa qua, con la versione minifigure, non c'è, è una minifigure, cioè una figure allegata, è semplicemente fatta come se fosse il contenitore, così, strane variant.
Poi abbiamo ancora il Devil 12 Masterworks, 28 euro per 264 pagine con gli episodi dal 120 al 132 della serie classica di Daredevil, classicissimo ovviamente, di Marv Wolfman, Bob Brown, Tony Isabella, un altro pezzo comunque importante di storia del fumetto Marvel. Poi abbiamo anche un omnibus, quello di Silver Surfer Parabola, che è un po' più complicato di così, nel senso che non è l'omnibus di Silver Surfer Parabola, nonostante il titolo. Contiene infatti la serie dell'87 di Silver Surfer dal 15 al 22, un paio di annual, alcune storie extra, e in più le due graphic novel, Silver Surfer Judgment Day e Silver Surfer Parabola. Non le avete mai lette? Ci sta a recuperarsele così? Sinceramente consigliato a quelli che si sono comprati gli precedenti omnibus di Silver Surfer, credo sia uno in realtà, ma non ne sono certo. Però ci può stare, ma diciamo che se volete leggervi solo Parabola vi conviene recuperare solo quella, anche perché questo non è il formato originale degli delle graphic novel Marvel, che erano un po' più quadrate, quindi inevitabilmente vengono un po' tagliate in alto, nel senso che c'è lo spazio bianco. Però comunque 60 euro per 504 pagine, alla fine il prezzo è interessante nel complesso, ci può anche stare. Proseguendo, gli altri fumetti Marvel in uscita questa settimana, abbiamo i due integrali di X-Men e Spider-Man, poi Avengers con Avengers Twilight, X-Force, X-Men Forever, X-Men normale, Wolverine 46 normale, Spider-Boy e basta, in realtà. Proseguendo ancora, abbiamo DC Comics, per DC arriva l'omnibus di Batman Terra di Nessuno, periodo importante per le storie di Batman. Se avete voglia di rileggervi quel periodo di Batman degli anni 90, è un buon modo di recuperarselo tutto, sono 1136 pagine a 94 euro, per cui assolutamente buono il rapporto pagina-prezzo. Poi abbiamo una roba un po' più bizzarra, in realtà dovrebbe essere un manga, in teoria, ed è Batman la Maschera della Morte, che purtroppo però ha un problema, ovvero un prezzo totalmente fuori standard, nel senso che costa 15 euro per 200 pagine in formato tankobon normale. Sinceramente non ha senso questo prezzo rispetto ai costi di un manga, quindi non so chi è che dovrebbe comprarselo. Ora io uno sfogliatino ovviamente gliela do, però a meno che non sia proprio quella cosa che mi conquista dal primo momento, penso proprio che 15 euro non glieli do per questa roba. Poi abbiamo Blue Beetle 1 con il primo volume della sua nuova serie regolare, 19 euro per 144 pagine cartonate di Josh Trujillo e Adrian Gutierrez, in cui torna Blue Beetle dopo il volume Diploma di Maturità. Mi interessa un po' poco, personaggio molto secondario, e tra l'altro sinceramente preferisco il Blue Beetle originale, se devo proprio essere sincero, ma sono vecchio, si sa. Poi abbiamo anche la JSA di Geoff Johns con il settimo volume, 37 euro per 384 pagine, con le storie della JSA del 99, in realtà queste sono uscite un po' di annini dopo, intorno al 2005, credo. Gioco di potere, bello da recuperare se volete farvi un po' di classico ormai del fumetto americano. E ancora Batman Detective Comics 5 House of Gotham, che invece è la riproposta in volume delle storie di Matthew Rosenberg pubblicate in coda ai numeri di Detective Comics dal 1047 al 1058. Ci sta a recuperarsi anche questo se avete voglia di fare una raccolta in versione cartonata delle storie attuali di Batman. Poi abbiamo ancora Fables 21, che è il penultimo volume di Fables, 19 euro per 200 pagine, e Scalped 6, invece rosicchiare, 14 euro per 128, il capolavoro di Jason Aaron e R.M. Guerra. Consigliatissimo anche questo. Altre cose di sì in arrivo questa settimana, abbiamo Superman 11, I migliori del mondo 18 e direi nient'altro. Passiamo quindi ai manga. Per i manga intanto abbiamo la variant di Thunder 3 2. Ovviamente c'è anche la versione regular, ma questa è la variant. E non ho esattamente capito perché costa 9,90€. Ok, c'è stato scritto su anteprima che ha degli effetti speciali, ma in teoria doveva costare 7,50€. Avranno aumentato il prezzo? Non lo so. Saranno degli effetti incredibili. Vediamo come sarà. Poi abbiamo un esordio, quello di Cold Blue Hot Red, che direi è un boys love così a naso. Anche se in realtà non ne ho la certezza, perché non so dire se Mihaya Ayami e Arata Tomoyama sono uomini o donne. Cioè il secondo è sicuramente un uomo, il primo viene definito una creatura enigmatica che nasconde segreti e misteri e interessi misteri, e intesse misteri, pardon, potrebbe anche essere una donna. Comunque non mi sembra particolarmente nei miei interessi. E altre cose in arrivo, in realtà ce ne sono un bel po', ma nessun'altra novità. Abbiamo Cold Lonely Death, True Beauty, Blue Lock, Mi togli il respiro, Irano e Kajura, Ennead, Bakuman, Ikaru no Go, Anchor from Another World 6, Sanda 3, Bless 3, Jinbosho Sister 2, che non vedo l'ora di leggere, Yawara 9, versione regular di Thunder 3, e Blue Sky Complex 9.
Passiamo quindi a Bonelli. Per Bonelli vi segnalo intanto Sottosopra volume 1, che dopo la versione cartonata arriva anche in versione Bonelli The Classico, 64 pagine a colori. Non ho segnato il prezzo perché purtroppo Bonelli lo scrive sul sito solo dopo l'uscita, però a me è piaciuto nel complesso Sottosopra, sono 3 volumi in totale e sicuramente a comprare la versione bonelliana si risparmia un bel po', per cui fateci un pensiero. E se volete uno spoilerino sulla trama, banalmente ad un certo punto la gravità si inverte e tutto quello che normalmente va verso il basso inizia ad andare verso l'alto, quindi o avete un soffitto sopra di voi o finite nello spazio e morite. È un bel plot, però devo dire che mi è piaciuto il fumetto, molto, cioè, molto particolare e con un finale abbastanza what the fuck, tra l'altro. Poi abbiamo Dylan Dog Ossessioni, che mi pareva fosse già uscito, ma evidentemente no, che ristampa un paio di storie di Sclavi insieme a Montanari e Grassani. Sono gli episodi Il Tunnel dell'Orrore e Ossessione, cartonato, 208 pagine. Ancora abbiamo l'episodio bis di questa estate di Dylan Dog, ovvero il numero 454 bis, Orrore tra i ghiacci, disegni molto 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 fighi di Silvia Califano, che non è figlia del cantante, c'è scritto sul suo profilo Instagram. Però sembra veramente veramente interessante, molto splatteroso e mostruoso, non vedo l'ora di leggerlo, sinceramente. Altre cose in uscita per Bonelli comunque questa settimana: abbiamo il bis di Giulia, un Tex normale, il bis di Landog già visto, Tex Willer, il bis di Zagor, poi Nathan Never, un altro Tex e le strisce di Tex, un sacco di Tex. E Bonelli, d'altronde. Quindi passiamo ai carissimi amici di Star Comics, che hanno questa novità in cantiere, ovvero My Hero Academia The Movie World Heroes Mission Anime Comics. Se l'avevo visto il film di World Heroes Mission, non ne sono certo. 12,90, ma non sono un fan degli anime comic. E poi abbiamo anche le uscite regolari, ma prima di vedere le uscite regolari volevo salutare anche qui su YouTube Star Comics, che si prende le sue giuste ferie di un mese e mezzo a partire da adesso e poi tornerà il 28 agosto, no, 27 agosto, martedì di 5 settimane da oggi. Comunque questa settimana in fumetteria per Star troviamo Era Destino che ti incontrassi 4, Gundam Thunderbolt 21, Haiku Club 7, Iriu War 5, Kaito Kid 3, My Hero Academia l'abbiamo già visto, Rurouni Kenshin Perfect 15, Se i gatti scomparissero dal mondo 3, Tower of God 14 e X6 Crucifix numero 4. Ah, fra un mese e mezzo sta. Passiamo invece a J-Pop. Per J-Pop abbiamo un po' di uscitine anche qui. Unica vera novità è quella di L'essenza di una musa, nuovo fumetto di Aya Fumino, autrice di Adolescenza Maledetta, che esce direttamente in cofanetto con 3 volumi. Poi abbiamo il quarto, Luna d'Acciaio, Lei e il suo cane da guardia, volume 6, Rosengarten 4, Under Ninja 11 e Shotaoni numero 2. Non moltissimo, almeno per me, sicuramente mi recupererò Luna d'Acciaio e Under Ninja, però per il resto comunque cose interessanti. Abbiamo poi Coconino, il 19 luglio dovrebbe essere disponibile il quinto volume di Amane Gymnasium di Usamaru Furuya e il 9/10 di My Why di Minetaro Mochizuki. Interessanti entrambi. Poi abbiamo anche Magic Press, dovremmo trovare in fumetteria Le due facce di Tamon 3 e The Eminence in Shadow Side Story 3. Tutto qua. Per Ishii invece, io presumo si trovino in fumetteria Berserk of Gluttony 4 e Bocci the Rock volume 4. Non è chiarissima qual è la data di uscita, ma presumo sia questa settimana o forse la scorsa o chi lo sa. E poi abbiamo anche per Musubi Edizioni il terzo volume di Colorless, serie molto carina, devo dire, in vendita il 18 luglio. Chiudiamo quindi con Salda. Per Salda abbiamo intanto il secondo e conclusivo volume di Damn Them All di Simon Spurrier e Charlie Adlard, 16,90 per 176 pagine, molto molto carino. Ho letto il primo, anche se devo ancora finirlo, in realtà, però sicuramente mi recupererò anche il secondo. E poi si conclude anche Firepower con il sesto volume intitolato Cenere, disponibile sia nella versione regolare a 22€ per 192 pagine cartonato, che nella versione variant da 24, sempre 192 pagine, ma con la copertina ovviamente differente. E con questo abbiamo concluso anche per questa terza settimana del mese. Siamo alla terza, luglio zampetta verso il finale, si spera rapidamente perché il caldo io lo gestisco molto bene. In ogni caso, intanto io vi ringrazio di aver seguito questo video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Se siete arrivati fino qua, mi raccomando lasciatemi nei commenti un altro fumettino. Oggi ho mangiato, infatti il video esce un po' troppo tardi per i miei gusti, ma ho fatto anche la live di anteprima ed ero un po' stravolto. Quindi vi ricordo che mi trovate a questo proposito in live tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21, anche in estate.
Poi c'è il secondo canale YouTube Cantina Pelata, che sto iniziando a ripubblicare un po' di roba. Poi c'è Instagram, TikTok, Facebook, c'è Telegram, gruppo in cui parlano di fumetti, canale con notifiche, canale con le offerte. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato!